Salve a tutti ragazzi, come va? Nel video di ieri, chiamato L'Ovetto di Lambenedetto, un utente mi ha fatto notare che varrebbe apparentemente la pena visionare il video, la colazione in Germania, fino alla fine, almeno fino al punto dove mangia lo yogurt. Nel video di ieri, L'Ovetto di Lambenedetto, abbiamo appreso che il Lambenedetto XVI a tavola adora il bon ton e soprattutto è un mangiatore silenzioso. Chiaramente sto scherzando, è il contrario di silenzioso. Lambenedetto quando mangia si sente fino a Marte tra tutti sti versi da cavernicolo lo rendono un magnatore di quelli super rumorosi, diciamo. Proviamo lo yogurtino com'è. Che magnatore rumoroso il Lambenedetto, riascoltiamolo. Proviamo lo yogurtino com'è. Un workshop di bon ton, il workshop di bon ton by Lambenedetto XVI. Ma vi immaginate andare, non lo so, al ristorante con Lambenedetto, che quando mangia si sente fino alla Corea del Nord e Kim sarebbe un po' deluso da questo lato non proprio silenzioso dell'Lambenedetto. Anche perché ho sempre il problema del reflusso, che vabbè ultimamente non ce l'ho tanto, però se prendo caffè e cappuccino quelle robe lì non vanno bene per niente, quindi non le prendere, fai bene. Totalmente eliminato. Poi all'estero sapete che tanti fa bene e vale la pena riascoltarlo. Comunque sì, grazie di avermi segnalato la parte dello yogurt, perché ne vale veramente la pena. Poi all'estero sapete che tanti naturale, siete proprio naturale. L'ho fatto in casa questo. Sì, sì. Facciamo così, lo prendiamo la Lambenedetto. Il yogurtino fa bene. E o mangia lentamente Lambenedetto, che così mica ti fa bene mangiare così velocemente, ma sentite di questi rumori. Poi mi piace molto qui anche le loro marmellate, tipo queste qui, sembrano fatte in casa, sì. Buone, sì. Il burro non mi piace, non sono di burro, anche se loro mettono burro per un panino, tante volte vedo che qui la gente fa panino con burro e... Come ha agguantato questo panino proprio. Anche questo è buono.
buono di pane, questo qui così scuro, non so che se sei di Segale, non lo so. E magari chiedilo alla signora della guest house, chiedilo a quella signora che ti ha servito, dacci un po' più di informazioni, no? Che ti ci vuole a chiederglielo? Ah, giusto? Bisognerebbe parlare tedesco per chiederglielo, giusto? Molti qui fanno burro con miele, io non sono tanto di burro con miele, e vi dicevo, io non sono tanto di caffè. Ecco, una delle cose che molti italiani all'estero si lamentano, il caffè, non trovo il caffè, il cappuccino, a me me ne fotte niente, perché a me il caffè, il cappuccino non mi piace, quindi non me... Sì, anche a noi non ce ne fotte niente, sì. A te il cappuccino non piace. Perfetto. Però, per esempio, dove abito io in Germania, qui non tanto distante da qua, due o tre posti italiani dove fanno il caffè buono, il cappuccino ci sono. Infatti gli amici li vanno lì. Cioè, adesso in Germania è pieno di italiani. Wow. E di locali. Volete trovare un caffè, un cappuccino fatto bene, lo trovate, se no altrimenti prendete la macchinetta e ve lo fate a casa. La stessa cosa per un piatto di pasta, pigliate e ve la fate a casa. Che magnatore il Lambrenedetto, penso che sia uno dei magnatori più rumorosi che abbia mai sentito. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Dai, a sto punto arriviamo proprio fino alla fine. Per forza. Uno. No, questa mattina, penso di aver finito, lascio qui un po' di roba, potrei farmi anche un panino. C'è un altro panino, ma basta, avanza. Sì. Siccome devo guidare. Adesso. Adesso che pesa 4 kg in più, voglio dire, secondo me, mangiando così veloce, mandi giù tanta di quell'aria che, non so, la macchina si rifiuterà di prendere dentro il Lambrenedetto, che adesso avrà preso 5 kg. Chiaramente, scherzo, scherzo. C'è anche il latte qua. Ah, wow. Così, scusa, c'è il caldo. Penso che sia l'acqua calda con... Ah, c'è anche il tè, probabilmente quella è l'acqua calda. Facciamo un po' di latte. Facciamo cioccolata con latte. Sì, vai. E questo qua è tutto dalla Germania, ragazzi. Uno, due, tre. Vai. Tedesca. E niente, ragazzi. Per questo video è tutto. Un caro saluto, ciao ragazzi.